Io credo che tu sei risorto, io credo nella tua potenza, io credo che tu sei speranza, credo che risorgerò con te. Io credo nella sofferenza, io credo che mi dà salvezza, io credo che il dolore è forza, io credo sei la vita per me. Io credo che tu sei risorto. Salve a tutti, benvenuti a Fragilità e Speranza, la trasmissione radiofonica a cura del CVS di Pescara Penne. E, ai microfoni questa mattina Lucia con, non lo posso chiamare ospite, perché lui è di casa, lavora qui, Massimiliano Spiriticchio, che questa mattina mi aiuta in questo colloquio che vogliamo fare insieme a voi. Grazie Lucia, sì, in effetti è proprio un colloquio amichevole, insomma. Amichevole. Per un disguido mio manca all'appello Angela Circeo, che saluto e mi scuso. Ciao, per Angela. Una defiance di orari, di appuntamenti. E quindi che cosa vogliamo dire oggi, Massimiliano? Abbiamo vissuto insieme un evento molto importante per il CVS e tu sei venuto come inviato della Radio Speranza. Sì. A questo evento. Eh sì, abbiamo vissuto la festa del CVS. La festa. La festa. È bello anche parlare di una festa, insomma, in un periodo in cui il mondo è un po' intristito per tanti problemi, noi siamo in festa. Sì, noi siamo in festa, perché abbiamo, stiamo celebrando in questo 2015 il 40° del CVS di Pescara Penne, di presenza nella diocesi, e quindi nell'ambito di queste ricorrenze che abbiamo fatto c'è stata la cosa proprio cardine dell'anno, questo concorso Fragilità e Speranza, che si è concluso e che da molti mesi stiamo tempestando di messaggi anche attraverso la radio. E ringrazio sempre Don Remo, Natascia, Massimiliano, perché ci sono stati molto vicini in questa preparazione che abbiamo avuto in tutti questi mesi. E finalmente è arrivato l'evento della premiazione. E c'era la presenza anche di tante persone nella nostra comunità diocesana, di tante realtà anche magari che non frequentano proprio strettamente, sì, la nostra città di Pescara in modo particolare, ma poi sveleremo qualcosa, è vero? Sì. E diciamo che erano 150 persone nella sala, stavamo abbastanza strettini, abbiamo dovuto aumentare anche le sedie perché ecco, non si sapeva poi. Tra l'altro c'erano i bambini. Bambini della scuola Ilaria Alpi, della terza B, che salutiamo se qualcuno eventualmente è in ascolto. Con i loro disegni molto belli, devo dire, che si possono anche vedere su Facebook, è vero? Certo, stiamo pubblicando sulla pagina Facebook del CVS Pescara tutti i premiati, tutti gli elaborati, ancora continueremo perché questa festa per noi non è finita. Eh sì, ce n'erano alcuni anche molto simpatici, divertenti proprio. Uno sì. Ne ricordo di una carrozzina in salita che diceva "Arrivo!" Sì, perché loro poi hanno avuto attraverso Chiara la conoscenza con questo bambino alla quale era intitolato il premio per i bambini, Fabrizio Campagna, e attraverso Chiara che ha frequentato la classe insieme a Fabrizio quando erano piccoli, e attraverso la maestra Francesca Palmucci questi ragazzi di questa classe hanno conosciuto questo Fabrizio, che anche se è vissuto parecchio tempo fa per loro, loro non erano ancora nati, però ecco, hanno vissuto poi questa esperienza di conoscenza e lo hanno amato, devo dire veramente lo hanno amato. Eh sì, l'hanno definito un bambino speciale. Sì, molto speciale. Sì. E c'era anche Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, il nostro arcivescovo, che ha rivolto delle parole molto, come dire, molto commosse, mi è sembrato. Sì, devo dire che l'arcivescovo, a parte che ci ha patrocinato con la diocesi questo evento, ma ci è stato veramente molto vicino anche concretamente.
Ecco, vogliamo ricordare alcune espressioni che ha usato riferendosi al CVS. Ricordale tu perché a me sembrano un po' troppo Eh forti. sì, ha detto, una realtà straordinariamente presente nell'arcidiocesi di Pescara Penne, nella persona dei responsabili e di chi vive costantemente l'esperienza della fragilità, esperienza che cercano di vivere con tanta speranza nel cuore. Non solo speranza, ma anche gioia e possibilità di comunicazione, di un'esperienza che nasce dal profondo del cuore e attinge la dimensione della fede. Una fede che è essenzialmente un abbandono fiducioso nelle mani del Signore. Poi l'arcivescovo, in modo particolare, ha ricordato, dicendosi molto contento di questo momento, quella che è stata la nascita della sua vocazione Sì, sacerdotale. sì. Ha detto che il suo cammino sacerdotale è sempre stato accompagnato dalle presenze delle persone con disabilità. E in particolare ne ha ricordato uno, Vittorio, che ha detto era un Tetraplegico. tetraplegico, ma capace di addirittura comporre della musica sacra che è stata eseguita anche in alcuni contesti, insomma, importanti. E l'arcivescovo, appunto, ha detto che con lui ha condiviso un'amicizia profonda e che ha nutrito il suo sacerdozio. Quindi, insomma, anche la sua spiritualità stessa, ha detto, si è nutrita molto della presenza delle persone con disabilità. In effetti, chi lo conosce, ma chi conosce anche tanti sacerdoti della nostra diocesi, sa che c'è un'attenzione particolare, perché io credo che, anche io personalmente, dando un po' la mia esperienza personale, credo che siamo tutti disabili, come dice l'amico Toni Nevoso, no? Ognuno di noi c'è qualcosa che magari facendo quella cosa non va tanto, insomma. Ognuno abbiamo le nostre disabilità. E voi ci aiutate a scoprirle e ad affrontarle senza paura. Eh Beh, diciamo che l'esperienza fa scuola poi, sì. anche inconsapevolmente, ma tante volte si fa scuola proprio nel disagio, della fragilità. Sì, assolutamente. Ma ti posso chiedere chi ha vinto? Sapessi quante volte ci hanno fatto questa domanda prima dell'evento del 6 giugno. Volevano sapere a Noi ci tutti i siamo ben costi, guardati. volevano sapere a tutti i costi chi aveva vinto. Ma guarda, non so, vogliamo mandare in diretta il file della proclamazione Sì, tu dici di farlo del dire da concorso? Miriam Scandurro. Miriam Candurro, che è Candurro. stata la madrina dell'evento, un'attrice di televisione e di cinema. Che prima ci dirà le motivazioni. Ecco, ci sarà dalla voce di Miriam anche la motivazione del premio dato a questo ragazzo. In un mix originale di parole e suoni, l'autore ha saputo arrivare al cuore della giuria esprimendo perfettamente il rapporto fra fragilità e speranza. Nei suoi versi potrebbe riconoscersi ognuno di noi. Il vincitore del concorso artistico-letterario Fragilità e Speranza con il mio spazio bianco, Simone Panella. Nella mostra, quindi vi invitiamo caldamente a soffermarvi sulle parole oltre che sulla musica. Beh, l'ispirazione è venuta da, ovviamente, un'esperienza che può essere la mia, come quella di tutti, il riflettere un pochino su quella che è la vita oggi, quello che è la vita in generale,
e su come più giusto o meno giusto affrontarla. Simone ha 20 anni, ha scritto un testo... Compiuti l'altro giorno, quindi un altro applauso. Poi vorrei fare un ringraziamento a Simone Cagliari, un mio amico, che si è occupato dell'arrangiamento della canzone, quindi grazie Simone. Ognuno di noi scrive la vita sua. Sul grande foglio che è la storia del mondo, anch'io posso scrivere quel che voglio. A volte mi perdo mille versi già scritti, ne ho letti di allegri, di eroici e di tristi. O quante cose mi succedono intorno, così tante che mi sento di contorno. Non riesco a trovare uno spazio bianco, ovunque mi volti vedo inchiostro al mio fianco. E non trovo più il mio posto sul grande foglio per scrivere la mia vita, per scrivere quello che voglio. Ma poi guardo un po' più là e mi accorgo che non c'è ancora un segno sopra il foglio, e che ho io la penna in mano per scrivere la poesia che sarà la vita mia. Posso scrivere le parole, posso scegliere la via, e mi accorgo che ci tengo per trovare un lieto fine per ogni strofa e quattro rime, per dare più allegria ad ogni malinconia. Scriverò la mia poesia. Ovunque c'è gente vuole dirti cosa fare, ed è pieno di miti infiocchettati da imitare. Ma questa poesia non la voglio copiare, non voglio perdere il gusto di inventare. E infatti guardo un po' più là e mi accorgo che non c'è, e mi accorgo che non c'è ancora un segno sopra il foglio, e che ho io la penna in mano per scrivere la poesia che sarà la vita mia. Posso scrivere le parole, posso scegliere la via, e mi accorgo che c'è tempo per trovare un mio confine, ad ogni strofa e quattro rime, per dare più allegria ad ogni malinconia. Scriverò la mia poesia e guardo ancora un po' più là, e mi accorgo che non c'è sopra il foglio, posso scrivere. Ecco, abbiamo ascoltato le parole di Simone, la musica che veramente ci ha allargato il cuore. Lui veramente, come diceva Miriam nella definizione di quello che era il testo, veramente ha raccolto quello che è la fragilità di questo mondo che ci scrive già tutto, ci fa trovare tutto preconfezionato e sembra non avere spazio, però la speranza e la volontà di ognuno, e soprattutto qua parliamo dei giovani,
Ecco, andare a cercare lo spazio libero sul foglio per scrivere la propria poesia, la propria vita che vuole essere realizzata con l'impegno, col sacrificio, e questo Simone ce lo ha un po', ecco, proprio dato come insegnamento di vita, pur avendo i suoi 20 anni, la speranza nel futuro di questi giovani. E quindi ringraziamo veramente Simone, ringraziamo la giuria che ha saputo cogliere l'importanza di Tra questo testo. Una delle voci che abbiamo sentito era di uno dei membri della giuria, giusto? Sì, Antonio Pastucci, e poi c'era Chiara Maddalena, Nicola Salvatorelli, Angela Circeo e due silenziosi operai della Croce, Mira Tassoni, che sta nella comunità Roma e che è di Pescara tra l'altro, e Giovanna Bettiol, sempre della comunità di Roma. Prima hai parlato di gioventù perché Simone ha 20 anni, vogliamo ricordare i più giovani premiati, quelli di San Luigi, se non sbaglio. Sì, ma prima ancora vogliamo ricordare che c'è anche Evelyn Di Lorenzo, 15 anni, che ha vinto il secondo premio con un racconto breve molto bello, molto ben impostato, molto ben raccontato proprio. Eh sì. E quindi anche lì Evelyn fa parte del liceo Guglielmo Marconi, liceo linguistico, e quindi avremmo voluto averla qui, ma non sono riuscita a rintracciarla, però ci organizzeremo in questo. Sì, e poi i più giovani che dicevi tu. Ricordiamo anche Anna Maria Albertini, che ha vinto. Sì, intanto speciale. In ex aequo ha vinto anche un'altra persona, Monica, oddio mi sfugge il cognome in questo momento. Monica. Di Marco. Scusatemi, ma abbiamo tante cose da dire in pochi momenti, che sembra di dimenticare sempre qualcosa. In ex aequo c'è stato questo secondo premio, Evelyn e Monica, e poi c'è stata Anna Maria Albertini con un bel racconto breve, un'esperienza vera anche quella, come quella di Evelyn, sono tratte da esperienze vere, da storie vere, e quindi per questo sono anche più belle. E poi Anna Maria Albertini, che ha vinto il terzo premio, appunto, ecco, questo mi ripeto, con questo racconto molto molto significativo. Poi c'è stato, appunto, come abbiamo detto prima, i bambini della scuola Ilaria Alpi, che hanno vinto il premio per la sezione bambini, e c'è stato quello che è stata proprio la sorpresa nelle sorprese, la pastorale della terza età della parrocchia di San Luigi Gonzaga, che hanno fatto un'opera scultorea molto molto significativa, e anche quella è stata una bella cosa. Io avevo questo qualche sentore con la catena spezzata. Sì, questo crocifisso con la catena spezzata, questo incatenamento della nostra vita, della nostra fragilità, e questo Cristo che ha spezzato le catene per dare la salvezza, per dare la gioia, e questo sì. È stato anche questo un premio ben meritato, perché ma tanti premi ci sarebbero dovuti essere ancora, perché molti bei lavori sono arrivati. Che cosa hai provato, ti chiedo proprio questo da ultimo, quando hai sentito Simone Panella appunto rispondere alla domanda che cos'è per te la fragilità, che cos'è per te la speranza, e lui ha detto che la speranza è la benzina. Sì, è vero, e questo fa parte dell'essere cristiano. Simone forse nei suoi 20 anni ancora non si rende conto di quanto di quello che ha detto, di quanto sia grande quello che ha detto, perché ecco, nella giovane età scoprire già questo è una cosa molto bella, mi sembra come se fosse, ecco, proprio la speranza nel futuro dei nostri ragazzi. E Simone è cresciuto un po' nel CVS, è cresciuto nella parrocchia di Gesù Risorto, ha fatto con noi diversi esercizi spirituali a Valleluogo già da ragazzino. Insomma, si è allenato un po' e diciamo che anche quando ti sembrano lui è molto distratto come carattere, però ha questa profondità. Lui è sempre stato distratto da un lato, ma molto profondo nelle riflessioni, e allora vedi che anche quando i ragazzi sembrano distratti sono pieni, sono delle spugne che assorbono, e quindi io dico sempre che bisogna dare buoni valori ai ragazzi, la famiglia, la parrocchia, la scuola, dare dei buoni fondamenti, delle concretezze, perché prima o poi queste concretezze si realizzano nella loro vita e diventano la benzina
per sperare e per combattere. E a proposito di benzina, di speranza, di combattimento, ricordiamo l'amico Tony Nevoso che ha lietato con la sua musica. Bellissimo, la ciliegina sulla torta insieme ai Clown Dottori che hanno fatto nella persona di Rossella Pietranicola, presidente, che ha dato l'esperienza della sua malattia avuta da ragazza, risolta con un trapianto. La nostra clown dottoressa. Sì, e con i suoi ragazzi, con un gruppo di clown dottori che hanno interagito poi anche con i bambini, con il pubblico, e poi Tony Nevoso che è stato un po', diciamo, il collante, no? Di questa festa, l'ha iniziata lui con una canzone e ha finito lui con altre canzoni, con questo poi brano Emanuele che abbiamo cantato poi un po' tutti insieme, insieme, che è stato il clou della festa. Poi c'è stata, appunto, come diceva, si sentiva nella registrazione della proclamazione che diceva Chiara, c'è stata questa mostra, ecco, l'arcivescovo ci ha aperto il chiostro dell'episcopio e ci ha fatto detto allestire, che giocava in casa non solo per sì, quello, ma... ci ha fatto allestire lì la mostra e quindi c'è stato questo rinfresco mentre si guardavano i lavori e si ascoltava la musica della canzone vincitrice del concorso. Ecco, io credo che siamo giunti al termine della come nostra... sempre volato, come sempre, ma ci ritorneremo poi su questo evento perché, ecco, speriamo di portare qui i protagonisti poi di, sì, questa, di questo evento, di questo concorso che, come ho già spiegato in passato, ha voluto essere non tanto per l'interno del CVS un messaggio, ma un motivo di riflessione per l'esterno, per chi non ci conosce, per chi non si è posto ancora la domanda sulla fragilità e sulla speranza. Questo ha aiutato tanti nel fare l'elaborato per il concorso a riflettere proprio su questo tema della fragilità e speranza, appunto i bambini, gli anziani, i ragazzi del liceo Marconi che hanno ben 45 ragazzi hanno partecipato della scuola Guglielmo Marconi. Quindi ecco, è stato un modo per far riflettere e questo devo dire che è stato un successo. E allora, Lucia, a risentirci a presto? Dai tu l'appuntamento. Sì, fra 15 giorni, scusate, volevo dire che intanto dal 19 di, non trovo la data, dal 19 di agosto ci sarà il consueto appuntamento per gli adolescenti e i giovanissimi a Valle Luogo, quindi vi aspettiamo, leggeteci sulla pagina Facebook, seguiteci che vi daremo tutte le notizie. Arrivederci e grazie, grazie Massimiliano. Grazie a te, ciao. Io credo che il dolore è forza, io credo sei la vita per me. Io credo che tu sei.